E si può fare social selling su LinkedIn? Si può fare social selling su LinkedIn a patto di non fare stupidaggini, nel senso che c'è un po' di, secondo me, di, c'è un problema. C'è qualcuno, tanti purtroppo, che pensano invece che LinkedIn serva per vendere. Caso tipico, qualcuno che mi contatta, abbiamo parlato prima degli amici assicuratori, qualcuno che mi contatta e un minuto dopo che ho accettato il collegamento mi vende una polizza, cerca di vendermi una polizza, ed è esattamente il contrario di quello che devi fare su LinkedIn. Io sono convinto che social selling sia tutt'altro. C'è una formuletta, tra l'altro, che si può applicare. Il social selling è un misto, o comunque una somma di posizionamento, più autorevolezza, più relazioni. Quindi fare social selling vuol dire creare le condizioni affinché qualcuno poi ti contatti e faccia del business con te. Quindi non devi forzarmi la vendita, perché sembra veramente come il vecchio telemarketing, che tutto sommato in alcuni ambiti ha ancora senso, ma se cerchi di vendermi un macchinario, ma anche l'abbonamento del telefono, nel senso, io lo trovo irritante quando mi chiamano. Certo, l'interruption marketing, non mi interessa cosa stai facendo in questo momento. Certo. Ti prendo l'attenzione e cerco di proporti una cosa che probabilmente a te non interessa, o magari a te non interessa. È esattamente il contrario del content marketing, okay, invece. E si può fare content marketing, secondo me, anche su LinkedIn. Che cosa avrebbe dovuto fare l'assicuratore per vendermi la polizza? Okay. Secondo me avrebbe dovuto agire così. Innanzitutto si collega a me, mi dice il motivo per il quale vuole collegarmi. Se è furbo, tra l'altro, fa un po' il venditore. Quindi mi dice, guarda, buona nome, ho visto quello che fai, ho visto i tuoi video, mi interessa, può essermi utile. E io sono lusingato, dico, vuoi vedere che magari ci nascono delle opportunità. E quindi mi brillano gli occhietti e diventano a forma di dollarino. Quando poi lui ottiene il contatto, non deve assolutamente forzare la mano, non deve fare il venditore di enciclopedie porta a porta. Deve, secondo me, cominciare a fare content marketing, deve pubblicare delle cose che possono per me essere interessanti, come per me, come tanti altri professionisti. Tipo che sia l'assicurazione per conto di rischio professionale nell'attività di formazione. Assolutamente, questo già potrebbe essere interessante. A me è capitato una volta che ci fosse qualcuno veramente di sveglio che facesse una cosa del genere. RC Auto, una commodity, praticamente nessuno si mette a vendere RC Auto, però sì. questo qua aveva fatto un contenuto dove parlava di alcune clausole che io non avevo mai sentito nominare, delle clausole per esempio sulla responsabilità, il declino della responsabilità o cose del genere. Io non sapevo che cosa fosse, interessato, ho detto, vuoi vedere che c'è qualcosa che posso imparare? Scopro che per 20 euro all'anno io posso comunque difendermi dalla mia compagnia che si può rivalere su di me, e quindi da questo punto dico, cavolo, ho imparato una cosa buona, vuoi vedere che questo qua dice delle... ecco, vuoi vedere che questo mi dice delle cose interessanti, comincio a seguirlo pedissequamente. Oggi, domani, dopodomani, se devo fare una polizza fra 3 mesi, a me viene in mente questo qua, non mi viene in mente un altro che ho cercato, su, con tutto rispetto, su Segugio, dove trovo gli sconti e basta. Io voglio il valore a volte, tanto comunque mi costava 20 euro in più, 50 euro in più, ma mi hai dato del valore. È quello che cerco di fare io non posso fare un contenuto su LinkedIn dove faccio ti vendo il corso, perché non si vende niente così. Se io invece ti dico, ma tu hai mai sentito parlare di Social Selling Index? Sai che cos'è l'indice della tua efficacia su LinkedIn? Ti spiego come si calcola, come si migliora. Io ti sto regalando un contenuto. Questa cosa vale per me, vale per te, vale per tutti, e le aziende a volte fanno fatica su questo, non sono abituate, perché tutto sommato ero stamattina in un'agenzia, facevano un po' di resistenza perché dicevano, ma io non posso raccontare i miei segreti del mestiere. Ho detto, guarda, io ho un altro tipo di criterio. Se il tuo contenuto può essere rubato dal competitor, pubblicalo. È straordinario, vuol dire che stai dando valore, vuol dire che stai dando qualcosa che valga la pena seguire, e non devi aver paura di nasconderti e sperare che il cliente scopra che sei bravo per grazia ricevuta o perché semplicemente ti ha incrociato in qualche modo. Pubblica, devi essere, chiaramente questo comporta un aumento delle pubblicazioni da parte di tutti, c'è molto più rumore in giro, ma proprio per questo bisogna puntare sulla qualità, e quindi non è più sufficiente pubblicare, devi pubblicare roba buona. Ok, per cui diciamo, dando valore tramite contenuti che siano di valore, specifici, rilevanti, eccetera, si stabilisce una relazione, si viene percepiti come qualcuno che effettivamente è in grado di fornire un contributo, e poi al momento giusto, quando ci sarà bisogno da parte del prospect di comprare, uno sarà il punto di riferimento.
Corretto, tra l'altro secondo me questa cosa si può fare anche in modo abbastanza proattivo su LinkedIn, nel senso che questo tipo di ragionamento vale per il content marketing in generale, quindi se faccio un buon blog, sono poi la durata media di un articolo evergreen può essere anche di 2 anni, io posso vendere adesso per una roba scritta magari 1 anno e mezzo fa. Su LinkedIn, secondo me... Questo è un altro vantaggio di LinkedIn. Questo è un altro vantaggio di... I contenuti durano più a lungo. I blog durano più a lungo, LinkedIn durano sicuramente più di un tweet. Più di qualcos'altro, però quello che io devo fare secondo me è un contenuto di qualità e nel momento in cui c'è una reazione da parte del mio pubblico lì devo essere proattivo. Quindi il pubblico cosa può fare sul mio contenuto? Solo 3 cose. Può mettere un consiglia, che è simile al like di Facebook, può mettere un commento, che comincia a diventare un po' più interessante, e poi la condivisione sarebbe l'apoteosi, sì, perché certo, è l'operazione social per eccellenza. Se qualcuno mi consiglia, molto bene, sono contento, è tutto ok. Se non ho nella mia rete potrei anche contattarlo per questo. Se uno mi commenta è già più goduriosa la cosa, perché io metto il consiglio al suo contenuto, rispondo pubblicamente al contenuto anche a beneficio di altri, poi lo contatto in privato se il suo commento è stato particolarmente interessante. Cosa gli scrivo in privato? Gli dico: guarda, vedo che sei particolarmente interessato a questo argomento, io ci sto sbattendo la testa da un po', se vuoi, visto che martedì sono in fiera al tal stand, vienimi a trovare che ne parliamo. Sì, io, che è la scintilla. Assolutamente, io sono convinto che il networking sia una delle cose fondamentali di LinkedIn, ma non puoi fare networking solo su LinkedIn, devi incontrare le persone faccia a faccia. Io, fautore del digitale, sì, ma incontra qualcuno a prendere il caffè. Sì, questo è un tema che in questo momento è anche molto dibattuto, l'integrazione fra i canali digitali e fisici all'interno del funnel di marketing, per cui tu fai così per...